Buongiorno amici e amiche, siamo qui stamattina a Mergellina in compagnia di Antonio Di Martino, noto a tutti quanti come Ciro, proprietario dell'omonimo chalet Ciro a Mergellina. Uno chalet storico, tra le altre cose, che chalet è quasi riduttivo, perché effettivamente è più che uno chalet, un vero e proprio bistrò frequentato molto bene da tantissime persone, da tantissimi anni. Però stamattina è successa una cosa veramente inspiegabile. Antonio, vuoi spiegarci cosa sta accadendo? No, sta accadendo non da stamattina, che già da due anni fa, cioè dal nuovo regolamento che è stato fatto nel 2014, a detta dell'ufficio occupazione del suolo, siamo stati classificati chiosco, ma meramente un chiosco praticamente di piccole dimensioni, perché nel nuovo regolamento è stata pianificata l'occupazione solo a ridosso dei condomini, nelle piazze, dei chioschi acqua frescai, e non è stato tenuto conto di un'entità che è nota in tutto il mondo per Napoli, che sui scioli di Mergellina. Quindi è che insistono poi da 70 anni sul suolo napoletano, hanno contribuito al turismo di Napoli, all'ospitalità per i turisti a Napoli la sera. Queste realtà sono state completamente ignorate, per cui questo ufficio occupazione di suolo ha come riferimento a una nostra domanda di occupazione di suolo i chioschi e gli acquafrescai, e quindi se per loro sono state stabilite 20 metri quadri, altrettanto per noi possiamo avere soltanto 20 metri quadri, venendo valutati, classificati nella categoria dei chioschi. Ma questo chiosco qua, con 79 dipendenti, è difficilmente assimilabile a un chiosco di acqua frescai. Questo chiosco qua, con il contributo turistico e con il contributo socioculturale che ha dato alla città in tanti anni, non a caso tutte le guide mondiali più importanti ci portano come indirizzo top nazionale, nemmeno cittadino, vabbè, e vediamo ogni giorno che arrivano i turisti, adesso sgomenti, guardando l'indicazione delle guide e vedendo qua che non abbiamo ospitalità, rimangono stralunati. Allora noi cosa chiediamo? Chiediamo, visto che il sindaco ha la possibilità di riequilibrare questo ragionamento. Una deroga? Sì, certo, nel frattempo che noi facciamo per la seconda volta il ricorso al TAR, perché a questa problematica la prima volta il TAR ci ha dato ragione. Cioè ha indotto al comune di lasciarci l'occupazione di suolo solido che noi avevamo. Quindi chiediamo al sindaco di intervenire, personalmente aspettiamo con ansia un suo intervento, per tranquillizzare anche 20 famiglie di lavoratori che purtroppo immediatamente già stanno senza lavoro, anzi già da 5 giorni stanno senza lavoro. Quindi confidiamo nel suo intervento. Pietro Diodato, dirigente di Fratelli d'Italia. Diodato, noi una cosa che vogliamo chiedere a lei, che è un po' diversa da quello che abbiamo chiesto un pochino a tutti gli altri, non vogliamo parlare dell'aspetto sociopolitico, ma dell'aspetto turistico. Si parla tantissimo di rilancio del turismo in questa città, poi si viene a mortificare un'azienda che sono oltre 70 anni che effettivamente fiore all'occhiello per quello che è l'ospitalità, l'accoglienza, l'acquegli per i turisti. Ma la vicenda di Ciro a Mergellina dimostra appunto che il flusso turistico in questa città ha una velocità totalmente diversa rispetto all'amministrazione comunale, che non riesce a stargli dietro, perché se l'amministrazione comunale si attarda a considerare ancora lo chalet di Ciro a Mergellina, ma nei mesi scorsi l'ha fatto nei confronti del Gambrinus e di altre eccellenze di questa nostra città, significa che evidentemente Napoli gode per le sue bellezze naturali dell'attenzione del turismo mondiale, ma questa amministrazione non è all'altezza, e non essendo all'altezza produce anche danni, come quello in questo caso di mettere sul lastrico decine di lavoratori, le maestranze non solo di Ciro a Mergellina ma di tante altre eccellenze di questa città. Guardi, io mi sarei aspettato che all'indomani dell'apertura a Londra di un altro punto di Ciro a Mergellina l'amministrazione lo chiamasse a Palazzo San Giacomo per un premio, invece lo hanno convocato a Palazzo San Giacomo per notificargli lo sgombero dei tavolini. È una cosa che si vede solamente nelle nazioni dove non sono vigenti regole democratiche, dove il diritto viene calpestato. Purtroppo a Napoli siamo amministrati da un ribelle che quando si ribella perde un po' le coordinate e si ribella contro se stesso.
Ragazzi, come state affrontando questa drammatica situazione? Sono 5 giorni che siamo senza lavoro e dopo 5 giorni siamo ancora fiduciosi in una risposta e in una risoluzione di questo emendamento che sembra... Siamo tutti increduli da questa cosa, un'istituzione dopo 60 anni, una reazione del genere da parte del comune, insomma ci aspettavamo un aiuto un po' più veloce, siamo ancora fiduciosi, speriamo che torni tutto come prima, sia solo stata una brutta avventura, aspettiamo con fiducia una risposta. Anche noi siamo fiduciosi in una risposta positiva da parte del sindaco, perché in una città come Napoli, dove il lavoro veramente scarseggia, sarebbe opportuno dare un'occhiata e un'attenzione maggiore alla questione. Consigliere, stamattina abbiamo raccolto, sono state raccolte oltre 6.000 firme, una situazione veramente scandalosa, inspiegabile. Quali saranno le prime mosse? C'è stato un ricorso al TAR la scorsa stagione, vinto quest'anno? Ma guarda, io punto primo voglio dire che io quando ho saputo di questa notizia ero convinto che di quegli scherzi che si fanno sulla rete, per il semplice motivo che da 65 anni, allora io ho 56 anni, mio padre da piccolo mi portava qui, da Ciro, a Chalet Ciro. Perché dico sottolineo Chalet Ciro? Perché oggi si inventano che questa qui è una banca dell'acqua, cioè è fatta alla stregua di una banca dell'acqua. Allora a me mi sembra questo che è scandaloso, c'è qualcosa che non va. Cioè, i chioschi sono una cosa, lo Chalet Ciro che storicamente esiste è un'altra cosa, ma poi a me non risulta che un chiosco possa fare da mangiare cucinato, cioè questi non si sono accorti che lo Chalet Ciro serve mangiare cucinato, se fosse stato così l'avrebbero dovuto chiudere anni e anni fa, quindi io credo che sotto ci sia qualche altra cosa, qualcuno evidentemente come dire, mischia la politica con il commercio. Quello che succederà, sicuramente l'imprenditore ha annunciato dei licenziamenti, noi dobbiamo fare in modo, tutta la politica, ma mettendo da parte i partiti, quindi mettendo da parte quello che rappresentiamo nelle sedi politiche, ma la politica deve muoversi affinché questo scempio non avvenga, perché per Napoli è uno scempio questo. Questo incontro col sindaco, saremo sotto Palazzo San Giacomo appunto per cercare di parlare col sindaco. Siamo molto fiduciosi nel senso che il sindaco ha sempre proposto e sperato appunto nel lavoro, nell'occupazione delle persone. Non credo che la sua intenzione sia quella di buttare 20 famiglie in mezzo alla strada, per questo l'abbiamo anche sostenuto, per questo siamo fiduciosi e speriamo nella sua pronta risposta. Certo, questo tempo che sta passando ci rende meno speranzosi, però comunque speriamo in una risposta positiva e in un ragguaglio delle amministrazioni che si rendano conto del fatto che questa è un'azienda che appunto conta quasi 80 dipendenti, non può essere considerata come un chiosco, e spero che la realtà dei fatti appunto emerga, venga a galla e possiamo così ritornare a svolgere il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto, con piena professionalità, con piena gentilezza verso il pubblico, che tra l'altro è un pubblico che ci ha dato un'ottima risposta, sono tutti solidali con noi, c'è una petizione che stiamo facendo firmare, siamo arrivati quasi a 6.000 firme, ci rendiamo conto che non è un posto qualunque questo, ma è una realtà storica della nostra città.